Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo del mio nuovo termostato che ho comprato una settimana fa su Amazon al prezzo di 32 euro. Termostato che è wifi, quindi vuol dire che si può collegare al telefono tramite un'applicazione. Chiaramente è un termostato cinese, lo si capisce dal prezzo. In questo video vedremo questa applicazione, l'applicazione che è un'applicazione dedicata, quindi vuol dire che è stata creata ad hoc proprio per questo terminale. Applicazione che si è comportata molto bene. Tramite questa applicazione possiamo gestire tutte le impostazioni che possiamo anche gestire sul terminale tramite la pulsantiera, quindi quello che possiamo fare con la pulsantiera, quindi le programmazioni che possiamo dare al termostato, lo possiamo fare sia tramite pulsantiera che tramite applicazione, sarà la medesima cosa. In questo video vi faccio vedere come funziona sia uno che l'altro. Allora, questo è il modello con la luce blu. Come vedete, esiste anche un modello con una luce un po' meno intensa di questo, che ha una luce azzurrina. E come vi dicevo, l'ho comprato su Amazon, vi lascio anche il link in descrizione. Oltre al link in descrizione vi lascio anche il link di un blog dove ci sono le istruzioni in italiano. Visto che una problematica che ho trovato di questo terminale, qual è? È che, quando vi arriva ci saranno soltanto le istruzioni in lingua inglese. Allora, la particolarità di questo terminale qual è? Non soltanto il fatto di essere wifi, ma anche il fatto di avere la pulsantiera. Allora, questo è un modello un po' vecchiotto, un modello che ha un paio d'anni. Io ho preferito comprare questo modello, a parte che costa di meno, costa 32 euro, i modelli nuovi ne costano 39, anche per il fatto che c'è la pulsantiera, visto che lo deve usare mia madre e quindi per lei è molto più facile utilizzare dei pulsanti, visto che il modello vecchio che aveva i pulsanti. I modelli nuovi invece sono più belli esteticamente perché hanno un display più grande, ma funzionano tramite touch, quindi per una persona anziana è molto più semplice utilizzare questo. In più, anche visto che ha 2 anni di vita, i feedback sono tutti positivi, ci sono feedback di 2 anni fa, quindi che ne parlano bene. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che è rodato e quindi che siamo sicuri che funzioni il terminale. Allora, questo video vi faccio vedere come si effettuano i collegamenti. Voglio ricordarvi che è un termostato wifi, quindi ha bisogno non soltanto dei 2 cavi che arrivano per il collegamento della caldaia, quindi che fanno contatto e fanno partire la caldaia. Quindi il mio termostato, vi faccio un esempio, il termostato che avevo prima funzionava a batteria, quindi aveva bisogno soltanto di quei 2 cavi che servivano per creare il contatto. Questo terminale invece ha bisogno di altri 2 cavi, che sono questi, che servono per l'alimentazione. Funziona con un'alimentazione a 220, quindi oltre a far arrivare i 2 fili della caldaia, dobbiamo far arrivare anche i 2 fili per gestire la corrente. In più ho dovuto anche bucare il muro, perché quelli vecchi che hanno le batterie sono piatti dietro e di solito sono appoggiati soltanto al muro e avvitati. Invece, per montare questo termostato, cosa ho dovuto fare? Ho dovuto anche montare una scatoletta. Trovate la scatoletta nello stesso sito, perché però costa 9 euro, invece io cosa ho fatto? Sono andato al Brico, ne ho comprata una per 80 centesimi, sono quelle blu piccoline. Quella, la sua dedicata, è un po' più grossa e un po' più comoda per fare inserire i fili, però se volete spendere qualcosa di meno potete semplicemente comprarla al Brico. Allora, in questo video vi faccio vedere non soltanto come funzionano le impostazioni, ma anche chiaramente come si effettuano i collegamenti della corrente. Partiamo subito con i collegamenti della corrente e poi vi faccio vedere le impostazioni dell'applicazione e anche tramite pulsantiera. Questo è il retro del termostato. Come vedete ci sono 6 possibili collegamenti. Allora, vi dico già da subito che l'1 e il 2 non dovete assolutamente utilizzarli per il collegamento con la caldaia, altrimenti potrebbero esserci dei seri problemi. Allora, il collegamento alla caldaia viene effettuato con il 5 e il 6, come vedete, dove io ho collegato questi 2 cavi viola. Il collegamento invece per la corrente, quindi per i 220, vengono effettuati tra il 3 e il 4. Sul 3, come vedete in alto, c'è la N, quindi è il collegamento del neutro, quindi il cavo blu. Invece sul 4 c'è la L, quindi è il collegamento della fase. Quindi cosa vuol dire? Che dobbiamo collegare il cavo marrone o in alcuni casi è anche nero.
Diamo un'occhiata prima al termostato e poi vi farò vedere come si effettua la programmazione. Allora, sul display troviamo orario, i gradi che ci sono nella casa, sulla destra i gradi che ci sono settati per far partire la caldaia, in alto sulla sinistra l'icona che segna che siamo in modalità manuale e poi chiaramente l'icona del wifi che voi non avete ancora perché non siete ancora collegati, non abbiamo ancora sbloccato questa funzione nel settaggio, poi vi farò vedere come fare. Se schiacciamo manuale, come vedete, cambierà l'icona e partirà l'icona automatica. Icona automatica vuol dire che la caldaia funzionerà con dei settaggi già impostati dalla fabbrica. Troverete comunque i settaggi come sono impostati sul libretto delle istruzioni. Teniamo premuto il tasto menu per 5 secondi. Come vedete, comparirà la scritta loop e dei numeri 1, 2, 3, 4, 5. Sono i giorni della settimana, quindi programmazione della settimana. Se invece schiacciamo ancora, programmazione del sabato e questa è programmazione di tutta la settimana. Schiacciamo un'altra volta menu. Comparirà un'icona in alto, quindi vuol dire che stiamo effettuando la programmazione della prima fascia oraria. Possiamo chiaramente quindi spostare i gradi. Se schiacciamo l'orologio, possiamo anche cambiare l'orario della prima fascia oraria, quindi possiamo far partire la caldaia, che ne so, alle 7. Rischiacciamo menu, partiamo con la seconda fascia oraria, quindi fascia oraria delle 8. Schiacciamo un'altra volta, quindi terza fascia oraria e facciamo scorrere tutte le fasce orarie. Quindi poi chiaramente possiamo schiacciare la nostra icona dell'orologio e dare l'impostazione dell'orario che vogliamo noi. Ora siamo pronti per effettuare il collegamento al wifi. Per entrare nelle impostazioni avanzate basta tenere premuto il tasto down con il tasto accensione e spegnimento. Come vedete? Esce la scritta Sen. Qui possiamo far scorrere il menu avanzato. Noi dobbiamo andare sulla scritta FAQ. Una volta che siamo sulla scritta FAQ, dobbiamo selezionare i canali. Come vedete, qua c'è 08. Per attivare il Wi-Fi dobbiamo far scorrere i canali o 10 o 32. Noi scegliamo canale 10, schiacciamo M. E l'icona del wifi si accenderà e lampeggerà. Ora siamo pronti per far partire l'applicazione e collegarci. Ora siamo pronti per vedere come funziona l'applicazione. Facciamola partire. Allora, se teniamo premuta l'icona della casetta arancione per qualche secondo, possiamo cambiare il nome al termostato. Come avete visto, io l'avevo già chiamato Marco. Se clicchiamo, sulla scritta in alto, possiamo scrivere Marco Mariani, quindi vedete, possiamo cambiare il nome dell'impostazione. Clicchiamo velocemente ancora l'icona della casetta e da qui parte l'applicazione. Allora, partiamo con l'accendere e spegnere l'applicazione, chiaramente è in basso a sinistra dove c'è scritto Power. Se teniamo premuto si spegne il termostato, se riclicchiamo chiaramente il termostato parte. Manuale serve per dare le impostazioni che abbiamo dato manuali oppure in automatico. Come vedete, automatico e ritorniamo in manuali. Senior invece servono per le impostazioni avanzate, quelle che vi avevo già fatto vedere prima sul termostato. Se vi ricordate, dovevamo tenere premuto il tasto d'accensione con il tasto che c'è sulla destra, sul laterale destro, che era o up o down. Adesso non mi ricordo. Qui invece teniamo premuto Senior, come vedete, qui ci sono le impostazioni avanzate, possiamo cambiarle chiaramente anche delle impostazioni, non soltanto vederle. Torniamo indietro, in alto dove c'è la barra degli orari, da qui possiamo andare a cambiare le impostazioni settimanali. Quindi teniamo premuta la barra per qualche secondo, come vedete c'è scritto Loop, qui possiamo andare a scegliere le tre impostazioni diverse che abbiamo. Impostazione in alto, come vedete, selezioniamo la settimana e sabato e domenica invece per una programmazione a parte. Ripremiamo loop in alto, se premiamo la striscia in mezzo, troviamo le impostazioni come si chiama, di tutti i 5 giorni della settimana e in più il sabato. Se invece andiamo a cliccare quella in alto, troviamo invece l'impostazione
come si chiama, separati dei giorni della settimana con quelli del sabato e la domenica. Allora, come si fa a cambiare le impostazioni? È semplicissimo. Ci sono vari periodi della giornata, esempio andiamo sul primo periodo che è quello del mattino, se teniamo premuto l'orario, come vedete, da qui possiamo cambiare l'orario di accensione, anche i minuti, dare ok, come avete visto è cambiato l'orario, andiamo invece sui gradi, teniamo premuti i gradi, da qui possiamo anche cambiare la gradazione. Torniamo indietro, possiamo cambiare anche i gradi manualmente con il disegno che troviamo nel centro del display, sia tramite i segni più e meno che utilizzando il dito e far scorrere la barra. In alto troviamo anche il lucchetto, questo serve per la sicurezza per i bambini, e poi il refrigerio qui. Il refrigerio serve per far attivare la caldaia, mettiamo anche se il termostato è spento, ma fa molto freddo, la caldaia ripartirà, giusto per dare una scaldata ai tubi. Niente, l'applicazione, come avete visto, è molto basica, è molto semplice da utilizzare, però ci sono tutte le impostazioni che ci possono servire. Siamo giunti anche quest'oggi al termine del video, spero che vi sia piaciuto il video e anche e soprattutto che vi sia piaciuto il termostato. Se vi è piaciuto oppure non vi è piaciuto, scrivetemelo qui nei commenti e ne discuteremo. Allora, ho deciso di cambiare il termostato anche a casa mia e di spendere qualcosa in più rispetto alle 32 euro di questa volta, avevo deciso di spenderne all'incirca 100-150 euro. Quindi se vi interessa un video come quello che ho fatto oggi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e anche mettete un like, soprattutto se vi è piaciuto il video. Buona serata!